Eccoci qua. Buonasera e benvenuti di nuovo al punto di vista come ogni martedì. Eh, buonasera a tutta la chat. Siete di qua. Quindi, eh, buonasera e benvenuti a tutti voi. E qua sopra me, questa sera, vedete una formazione eh, innovativa, quantomeno, perché Valentina già la conoscete, Quindi, eh, benvenuta Valentina. Tanti. Buonasera a tutti, ciao. Bene, molto bene, ottimo. Mentre di qua, invece, sopra me c'è Roberto Quaglia. Benvenuto Roberto. Buonasera a tutti. Ecco Roberto, abbiamo già detto in privato che non ha bisogno di troppe presentazioni perché molti di voi già lo conosceranno sicuramente. Eh, è uno scrittore, si è occupato di moltissime cose e eh, questa sera noi lo chiamiamo per parlare di quel filone che a me piace tanto sinceramente ed è un filone che mi sta dando molte soddisfazioni e molte risposte eh, vediamo se questa sera magari riusciremo insieme a cercare ancora delle risposte a quelle che sono delle domande che probabilmente fanno un po' il giro di tutto il pianeta e a volte vengono appunto prese per, per costruire delle realtà che poi nei film e in altre cose eh, vediamo molto spesso eh, Valentina eh, te che conosci bene Roberto eh, fai pure gli onori di casa prego Beh, innanzitutto presentare Roberto è una cosa abbastanza complessa perché Roberto è tante cose e io so che non ama le definizioni quindi eh, dirò che ha scritto anche di fantascienza ma non solo di questo perché il suo sguardo è proiettato verso il futuro e verso il presente um, e quindi è tante cose c'è anche uno sguardo sarcastico e umoristico eh, ci sono tanti suoi libri eh, che usano questi, questi toni come per esempio va dove ti porta il cervello o il gabbiano jonathan living shit se non sbaglio no? che parla di un piccione non di un gabbiano il piccione il piccione il piccione, jonathan il, piccione jonathan esatto. il gabbiano era suo cugino il gabbiano era quello, esatto, esatto. E quindi direi che eh, ci sono anche toni sarcastici e umoristici, però soprattutto è conosciuto anche eh, per i suoi libri di fantascienza e anche per prestigiosi premi che ha vinto. E proprio iniziando le danze, eh, perché il suo sguardo è sul mondo contemporaneo, mh, io mh, gli racconterei una delle immagini più paradossali che ho visto in questi tre anni, no? che diciamo hanno accelerato tante anche delle sue tematiche che ha narrato nei suoi libri. Eh, una scena che mi è rimasta impressa nella mia memoria, no? è come un, una sorta di incubo reale, ed è questa. Um, in questi tre anni è uscito Matrix Resurrection no? uh, e ho visto la fila delle persone uh, che dovevano entrare per vedere il film con il Lascia passare come se all'entrata ci fosse stato un omino grigio che gli avesse tirato proprio le pillole blu perché quello era. È un paradosso impressionante. e veramente una scena che mi ha fatto riflettere, come tante scene, perché non è solamente questa, quella che può rimanere nella nostra memoria, come dire, vediamo che cosa è successo, analizziamo quello che sta succedendo e quello che succederà soprattutto, ma è rimasta nella mia scena e nella mia, nella mia memoria eh, e mi ha praticamente sconvolto. Ho detto, come possibile che queste persone facciano la fila per andare a vedere un film di Hollywood e qui poi faremo altre domande a Roberto con all'interno di un sistema che è quello che loro stanno contestando tra virgolette andando a vedere il film o quantomeno hanno dimenticato di contestare e mi ricollego al tuo libro Roberto il fondamentalismo hollywoodista proprio perché tu hai analizzato eh, adesso siamo credo al 5.0 perché tu tra l'altro rinnovi sempre questo film in base questo libro in base ai nuovi film che escono dal sistema hollywoodiano che è un vero e proprio sistema direi di eh, programmazione neurolinguistica banalmente detto PNL, no? Per cui lo spettatore guarda questi film e si rende passivo e nella sua testa dice questa cosa la vedo sullo schermo non potrà mai accadere nella realtà. Io, questo intendo un po' per programmazione neurolinguistica del sistema hollywoodista, hollywoodismo, dove ci sono gli ismi, tra l'altro i fondamentalismi, gli ideologismi, c'è cioè sempre puzza di bruciato. Quindi, Roberto, ti chiedo questa immagine che ti ho proposto adesso, no, di questa fila interminabile con questo lascia passare, e io mi sono veramente immaginata questi uomini che tiravano le pillole blu a queste persone, è una delle scene più paradossali, sei d'accordo? Ce la puoi ricollegare al tuo libro. Sì, sono d'accordo sul fatto che sia difficile da superare ecco, eh, la, la straordinarietà di, di questo ossimoro, perché in effetti è un ossimoro. Hai la persona che eh, vuole cercare il, eh, il messaggio antagonista nel momento in cui eh, invece si conforma. Quindi idealmente tutti gli spettatori dei film di Matrix. Si vedono loro stessi come avidi consumatori di pillole rosse perché a nessuno piace immaginarsi come i vigliacchi che rifiutano eh, la dura realtà e, e si rifugiano in un mondo di illusioni. Anche quelli che lo fanno pensano di. Eh, di, di, di prendere la pillola rossa. Non esistono, io non ho ancora incontrato gente che dice no, no, io prendo la pillola blu. Eh, mm -hmm. Penso che tutti quelli che ci guardano sappiano il significato delle due pillole. No? Pillola eh, rossa significa oh, vivi la realtà così com'è, nelle sue brutture e, e con le sue durezze. Vi, pillola blu vivi nel mondo incantato che ti creiamo nelle illusioni. Eh, che ti proteggeranno dalla da, da dura realtà. Ecco, in questo caso, più che tirargli pillole blu agli spettatori che entrano, sono proprio gli spettatori che entrando fanno vedere la pillola blu. Ecco, la, il, perché il, il, il codice QR, il, il green pass che fanno vedere, in realtà non è green, è blu e non è un pass, ma è una pillola, fa vedere la pillola blu. E naturalmente, per un problema di daltonismo loro vedono la pillola rossa, quindi gli fa vedere la pillola che si credono rossa in realtà blu, e entrano dentro a vedere a fare la loro esperienza di antagonisti del sistema, di persone eh, che vanno a vedere com'è com che ci si libera delle illusioni, no? mentre in realtà si entra nel livello preconfezionato dell'illusione. Del, dell di stato. No? Il, bello di Matrix, il bello di Matrix è che eh, si impadronisce della narrativa del dissenso. Quindi abbiamo i grandi potenti di olivo, di burattinai delle nostre menti, che non paghi di creare e confezionare tutti i miti e le categorie mentali nelle quali noi articoliamo le nostre realtà, eh, vogliono anche impadronirsi. Del dissenso, vogliono diventare i padroni del discorso anche quando è un discorso contro di loro. E allora vediamo questi film, Matrix, questi film di ribellione, Matrix è l'esempio paradigmatico, dove, dove eh, la narrativa del dissenso viene confezionata in modo così che tutti quelli che vorranno in futuro dissentire dal sistema, i, i, i novelli dissidenti, i dissidenti del futuro, in realtà eh, seguiranno una sceneggiatura già scritta per loro, quindi eh, in realtà essi credono di dissentire, ma invece solamente interpretano un ruolo nel quale dicono esattamente le cose che, che si suppone che dicano, quindi non c'è spazio per l'improvvisazione, la novità, l'idea originale, perché in realtà tutte le loro manifestazioni eh, di dissenso saranno nel solco scritto da loro. Eh, scritto per loro, appunto, dai burattinai della loro mente. Eh, guarda, Roberto, c'è un altro film interessantissimo che mi riporta a quello che tu stai dicendo. Eh, io non ne sapevo dell'esistenza, l'ho vista su alcuni post su Facebook. Don't Look Up. Mm. Che è un altro emblematico film. A me, sinceramente, non, poi sono riuscita a vederlo perché non ho mezzi, televisioni o altri, o altri strumenti per vedere i film in casa, ma insomma, sono riuscita a vederlo, devo dire che non mi è piaciuto particolarmente, ma è emblematico del momento attuale, è una sorta di metafora, no? per cui la maggior parte poi delle persone che l'hanno visto si sono identificati nei buoni e nei giusti e in quelli che avvertivano gli altri di un pericolo imminente quando in realtà la realtà di dice e si contraddice in maniera veramente evidente. Quindi è come se questi film eh, veramente attuassero una programmazione neurolinguistica, cioè una sorta di um, manipolazione del dissenso per cui il dissenso non è più tale e tu ti identifichi con i buoni, con i ribelli, con i giusti, ma non vedi la realtà delle cose. Quindi è la cinematografia che crea la realtà o è la realtà che crea il cinema? Perché? Sì, esatto. Il grande cinema il grande cinema d'autore, evidentemente è, 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 è la realtà che crea il cinema, ma nel cinema hollywoodista è il cinema che crea la realtà eh, in maniera scientifica, ehm, in, nella fattispecie di Don't Look Up, l'elemento paradossale, eh, appunto, del fenomeno è dato dal fatto che il, il film, che, peraltro, ha avuto un grandissimo successo di pubblico, eh, narra essenzialmente eh, di un mondo così stupido dove tutti non vedono il pericolo in arrivo, tranne un paio di personaggi, peraltro pieni di difetti eh, che, che se ne accorgono. L'aspetto La, affascinante è che nessuno dei milioni di spettatori che ha apprezzato il film si identifica nei negli stupidi che non vedono il problema arrivare, tutti si identificano con i pochi che invece lo vedono il che è in palese contraddizione con qualsiasi logica perché se tutti sono quelli intelligenti che pensano che gli altri siano stupidi ci rendiamo conto che abbiamo un grave problema no? questo è uno degli, diciamo, dei pensieri iniziali poi in realtà in questo film potremmo parlare molto a lungo, l'ho fatto una volta in un'altra eh, discussione con Luca Tanesco per cui chi lo volesse cercare su Underground su Zero eh, potrà trovarlo oppure anche sul mio canale. Però era, era il, il film che hai menzionato: è un altro di quei grandi capolavori di manipolazione, come Matrix fu a suo tempo. La cosa, eh, la cosa veramente inquietante di questo film. Che è stato presentato al pubblico, il 24 di, al pubblico di Netflix il 24 di dicembre dell'anno scorso, quindi è un regalo di Natale, quindi è, è il portatore di verità, perché insomma, come i re magi che portano i regali. E, nel giorno in cui il, i, i popoli occidentali sono più emotivi, arriva questo film. Che gli fa fare il tifo per la fine del mondo, ecco, l'operazione di manipolazione finale. È che tutti quelli che vedono il film, poi disturbati dalla stupidità delle persone eh, nelle quali non si identificano, alla fine fanno il tifo per la cometa, per il meteorito, per la fine di tutto, cioè che è l'unico personaggio veramente positivo. Quindi fare il tifo per la fine del mondo, che idealmente si verificherà nel 2022. E da come è iniziato il 2022, direi che siamo sull'ottima strada. Sì, veramente. Guarda, veramente... Roberto, volevo, un attimo, volevo un attimo aggiungere una cosa su questo appunto di Valentina che è stato veramente interessante, ovvero di come... Eh, alcuni film creano la realtà o tendenzialmente penso mh, i, tutti in, in maniera maggiore o minore ma eh, alcuni film hanno davvero creato la realtà che noi conosciamo ma basti, è, è più semplice di quello che immaginiamo perché basti pensare a tutti quegli input no? che nel film vengono mandati attraverso pubblicità sponsor, no io compro quella macchina perché l'ho vista in quel film, io compro quegli occhiali, que, que, quel, quel taglio di capelli o quelle cose ma poi andiamo in giro e vediamo in giro delle, eh, dei, dei, delle copie e delle icone che noi vediamo i film, quello è già un creare la realtà, quindi mh, penso che quello sia il primo step da comprendere eh, quando si cerca di capire in che modo a livello scientifico una realtà possa essere creata attraverso un film. Poi il eh, discor discorso magari eh, più sottile vanno anche, mh, cioè, va anche menzionato quando. Ci sono diverse chiavi, chiavi di lettura, no? ci sono anche a livello esoterico, insomma, ci sono delle, eh, degli input veramente nascosti. Quindi, ecco, creare la realtà sicuramente ha molte eh, diciamo, mh, interpretazioni in questo caso, ma sono quasi tutte abbastanza buone, secondo me. C'è un, un aspetto, perché tu hai detto un film, però qui parliamo di migliaia, migliaia, decine, di migliaia, centinaia di migliaia, probabilmente quasi milioni di, di film. Eh, se pensiamo alle serie televisive, ognuna delle quali da sola consiste in decine e decine di episodi, quindi ore e ore e ore passate, e quindi parliamo di una massa di, di, di comunicazione audiovisiva che è quella sì che crea la realtà, perché forgia essenzialmente la Weltanschauung, la visione del mondo di tutti gli spettatori, eh, che da, fin dalla piccola infanzia, fin dalla piccola età, sono sottoposti a questo tsunami di, di informazione audiovisiva. Eh, attentamente programmato e questo per tutto l'arco della vita perché ormai sono decenni che eh, la, questa, questo, questo tsunami di, eh, di informazione audiovisiva eh, finisce nei cervelli magari 50 anni fa era, era una piccola frazione perché le televisioni erano accese solo un paio d'ore verso sera adesso invece eh, i bambini nascono davanti a uno schermo e, e questo fiume di Informazione praticamente non li lascia mai da soli, quindi eh, è, viene sottovalutato. È, è addirittura difficile immaginarlo anche per chi capisce il fenomeno, per chi cerca di descriverlo. Io ci ho scritto quel libro lì sopra. Ma anche per chi lo capisce, eh, rimane un mistero eh, perché noi stessi siamo stati parzialmente, chi più chi meno, eh, plasmati da, da questa. Da, da questo tsunami di informazione, di, di, di programmazione essenzialmente. No? Sono d'accordo, sono d'accordo. Prego Ale. Quindi... Vabbè, subiamo continuamente un condizionamento, no? ma anche perché ci hanno regalato quelle che io chiamo le zone comfort, eh, questi divani. Io mi immagino le situazioni nelle case dove c'è un televisore acceso da una parte, uno dall'altro, uno dall'altra e c'è una sorta di incomunicabilità strisciante che mi ricorda molto il teatro, teatro dell'assurdo di Ionesco, no? dove proprio è appunto l'incomunicabilità. E riferendomi al teatro, noi stiamo vivendo in qualche modo il teatro della realtà cioè non è più nulla vero non sappiamo più dov'è il vero e tutto è molto confuso ma questo secondo me è dovuto al fatto e tu Roberto lo, lo descrivi molto bene in un libro che è il pensiero, il pensiero stocastico 50 sfumature di dissenso eh, anche qui c'è un richiamo a un altro testo perché questa cosa ritorna nella tua, nei tuoi scritti eh, in cui tu parli di questo uomo stocastico che se non sbaglio eh, hai preso questo termine da un libro di Robert eh, Silversberg Silverberg, sì, Robert Silverberg, Silverberg esatto, l'uomo stocastico a me piace tantissimo come termine anche perché secondo me potrebbe anche diventare una parolaccia in un futuro, no? quanto sei stocastico e quest'uomo stocastico è un uomo che è nella sua zona comfort quindi mi immagino metaforicamente un divano mh, e eh, come dire... Cioè ci deve essere questa uscita dai luoghi comuni che ormai è difficilissima da applicare proprio per questa confusione, questo caos che si crea attraverso i film, attraverso il sistema mass mediatico, eccetera, eccetera. Quindi ti chiedo Roberto, ce ne parli un po' di questo uomo stocastico, del pensiero stocastico e anche da, di come uscire da questi luoghi comuni, da questa zona comfort. Eh, eh, come uscire. La ricetta purtroppo se esistesse, sarebbe, sarebbe un inganno. Ecco, hai ragione. È, è una, la ricetta è una non ricetta. Nel momento in cui hai ricetta, già sei fregato. L'uomo stocastico, eh, appunto, era il titolo di questo romanzo di Silverberg, che ricordo Lessi eh, in Un'altra vita, ehm, due o tre. E, e, mi, e mi piacque molto all'epoca, però non mi ricordo più assolutamente niente. però mi rimase. Eh, io quando mi dimentico le cose che ho letto dico che le ho metabolizzate, no? che fa molto più figo che dire che eh, ho l'Alzheimer. Però eh, <ride> il, il tema è che effettivamente molti, io tendo a dimenticare i dettagli, però alla fine, visto che mh, alla fine sono quello che sono, penso che qualcosa mi sia rimasto di tutto quello che ho letto. E, mh, probabilmente una volta che ho colto Quello che serve, l'essenza che servisse a me come mattone per le mie lucubrazioni, poi il resto viene archiviato da qualche parte nell'inconscio, no? quindi poi non posso più parlarne e non posso più maneggiare appunto i mattoni. No? Eh, e il, il appunto, quindi il libro non me lo ricordo più, invece il libro che ho scritto io ne, non mi ricordo neanche quello. Ecco. E, <ride> e, 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 che se, questa sembra una battuta, ma in realtà si riferisce a un episodio preciso. Perché io non è che ho scritto il libro eh, scri, decidendo di scrivere un libro, e quel libro lì, pensiero stocastico, è stato un libro che io ho scritto in un periodo in cui avrei voluto scrivere un libro e mi rammaricavo del fatto che non riuscivo a scriverlo. E il Paradosso è presto spiegato, perché io collaboravo in realtà alla rivista italiana online Fantascienza.com. Alla rivista Delos su Fantascienza.com, che all'epoca era più o meno l'unica cosa che c'era di Fantascienza in Italia su internet. Parliamo degli anni 90, ecco, quindi eh, fin dall'inizio, il primo anno in cui il World Wide Web fu accessibile, ecco, e, e in, quella, in quella rubrica, appunto, complice l'amico Silvio Sogio che la dirigeva, che mi diede carta bianca. Per scrivere quello che io volessi, visto che nessuno pagava nessuno, carta bianca è il minimo sindacale, nel senso che eh, molte volte nella vita incontri gente che eh, ti chiede di fare qualcosa gratis, e, però poi vuole anche dirti come farlo, oppure ti dice no, così non va bene, eccetera. Ecco, questo bisogna spiegare a tutti: non è possibile, se per caso si fanno dei rapporti di. Eh, collaborazione gratuita, che peraltro se sono consensuali va benissimo perché insomma la, la vita è consensuale, l'amore è consensuale. C'è un sacco di cose che si fanno senza denaro e se entra il denaro, si chiama prostituzione. Quindi può anche starci e in quel caso io appunto, eh, visto che era difficile che qualcuno. Fosse, mi lasciasse dire le cose che volessi dire, le apprezzasse. E di solito tendevo a vedere gente che scappava quando esprimevo certe cose, se scrivevo certi racconti eh, non venivano pubblicati, mi si guardava strano, cioè, quindi avevo una certa esperienza in persone che si aspettavano un'altra cosa da me. Ecco, lui invece accettò tutto, no? quindi mi permise effettivamente di sviluppare eh, tutto quel... Eh, quel, quel quella difformità che, che il mio cervello era in grado di, di produrre, in un certo senso dissenso, no? però era dissenso rispetto al luogo comune, non era dissenso politico, era dissenso mentale. E, e non lo definivo come tale poi questo sottotitolo furbo l'ho aggiunto dopo che è apparso quell'altro film che ha venduto miliardi di copie no? per, però eh, all'epoca non era come avevo detto neanche un libro io non sapevo di scrivere un libro pensavo di non stare scrivendo un libro e mi rammaricavo del fatto e poi un bel giorno mi sono accorto che è diventato un libro quando qualcuno mi ha detto perché non lo pubblichiamo tutti come libro accade in Romania tra l'altro non neanche in Italia, cioè poi accade anche in Italia, però mi fu, mi fu offerta appunto la pubblicazione in una collana filosofica di un grosso editore rumeno, io, filosofia, cioè non mi ero accorto, neanche, primo non mi ero accorto di scrivere un libro, secondo di sicuro che non fosse un libro di filosofia. Però, come vedete, le etichette sono molto soggettive... E poi, visto che la mia era un'esplorazione nei mondi del significato e soprattutto a, ai limiti del significato dove magari si riesce a scoprire qualcosa di nuovo, intrinsecamente era, lo devo ammettere, filosofico in una certa misura. Quindi ecco, è un libro molto strano. Non posso raccomandarlo a nessuna persona normale, però ho fatto questo discorso lungo apposta perché quelli così vengono filtrati via, si cambiano canale, spengono il computer. Eh, ti insultano, mettono un commento di odio e, e, e non infestano il nostro auditorio ecco. Gli altri che avanzano, beh, sì, insomma, se vogliono rischiare la sanità mentale, possono leggere quel libro lì. Faccio quello che smetto un attimo di parlare, così mi aggiusto il... <ride> bene, bene, bene. è giusto, bene. No, io posso guarda, continuare anche per altri 20 minuti sullo stesso tema, però così per una sorta di rispetto eh, no, guarda, e per non essere solipsista. Se tu hai qualche, qualche cosa che ci vuoi dire, noi siamo più che contenti di ascoltarti, altrimenti so che Valentino. Ah, ecco, sì, no, no ma... devo aggiungere una cosa, visto che ho iniziato Prego. il discorso, perché come scrittore apro mille parentesi, e poi però mi ricordo anche di chiuderle prima o poi, stavolta un po', un po poi rispetto a prima. Avevo detto che non mi ricordavo neanche questo libro e c'era un episodio particolare perché quando il libro è stato pubblicato in Romania, in traduzione rumena, mi sembra che fosse il 2004, ero nella ridente cittadina di Asci, nel nord del paese, una città molto culturale della Romania. E. Quelli che la pubblicavano, insomma, poi comunque erano, sono tutti amici, conosco, insomma, lì ho un sacco di amici in ambienti culturali, per cui a, a fine presentazione, un amico che eh, conduceva una trasmissione radio mi chiede di se mi posso dare un'intervista appunto per la radio sul, sul libro. Io, chiaramente sì, perché insomma, per parlare di un proprio libro si dice sempre di sì, se non che quando mi inizia a fare domande precise sul contenuto del, dei singoli pezzi che compongono il libro. Io mi accorgo che non ho la minima idea di che cosa rispondergli, Penso che si tratti di una piccola defiance che riguarda un, la, proprio il pezzo che lui, eh, sul quale lui mi stava interrogando. In realtà, uno dopo l'altro, allora lui prende un altro pezzo e dice: cosa da dire? Per esempio, uno si chiama I vantaggi della clonazione umana. Allora lui dice: Che cosa hai da dirmi su questo? Io mi non mi ricordo più che cosa avevo scritto. Allora mi dice: eh, Il futuro del sesso. C'è anche un capitolo che si chiama così. E io. Eh, mi ricordo di aver scritto un pezzo sul futuro del sesso, però chiaramente non ho la minima idea di che cosa ci avessi scritto e così ho fatto, ho fatto scena muta, in altre parole se io avessi dato un esame eh, d'università eh, portando me stesso come soggetto no, da dibattere sarei stato bocciato, cioè io ero il più grande ignorante eh, de dell'autore Roberto Quaglia che ci fosse non avevo la minima idea di che cosa ci fosse scritto nel libro, ecco questo era per dire che eh, è possibile anche dimenticare i propri libri Beh, allora Roberto, ti devo fare una domanda, visto questa, questa cosa che, questo ricordo che ci hai regalato, io ti devo assolutamente fare questa domanda perché secondo me ti riguarda ehm, il politicamente corretto, sta uccidendo il sarcasmo e l'ironia e questo è un grande problema anche di quello che noi stiamo vedendo con questa, ehm, come di questo buonismo, eh, questa correttezza nell'esprimersi, appunto il politicamente corretto. Sì, eh, il politicamente corretto era una buona idea che è andata a finire malissimo, perché in effetti c'è del buono nel concetto del politicamente corretto, ma le applicazioni sono molto peggio del male che andava a curare. e Il buonismo è un'altra parola orribile che definisce... Con l'ismo. Sì, per, c ha, c ha, perché c'è l'ismo, quindi c'è l'ideologia del buono. Il problema è che, come con tutte le ideologie, c'è eh, l'abisso tra la teoria e la realtà. Perché il buonista non è buono. Se fosse buono non sarebbe buonista. Ecco, questo è un piccolo piccolo escursus linguistico che dovrebbe chiarire un po' le idee. Se una persona è buona si dice che è una persona è buona. Perché una persona è buonista? Cosa vuol dire buonista? Il fatto di... il buonismo è essenzialmente eh, una parola che fa rima con ipocrisia. No? L'ipocrisia è un disturbo mentale, è, una, è, è un disturbo mentale verso la psicopatia essenzialmente. È un, e il buonismo è la stessa cosa, è una persona che pretende che altri siano buoni ma egli stesso o ella stesso cerchiamo di essere politicamente corretto ehm, o anche esso stesso per quelli che sono a metà ehm, ehm, non è buono affatto, cioè quindi si vuole che altri siano buoni ma loro ma, ma, ma poi non si cioè la, la saggezza popolare aveva già un detto per questo che era predica bene e razzola male ecco, tanto per dire no? cioè però il tema è essenzialmente quello, che poi è l'essenza dell'ipocrisia. Ecco sì, quindi questo era per dare, diciamo, una piccola introduzione al mio disprezzo per il politicamente corretto. Poi hai perfettamente ragione, Valentina. Il politicamente corretto, sta distruggendo, eh, sta distruggendo una generazione e, e va sempre peggio perché dal politicamente corretto siamo arrivati alla cosiddetta cancel, cancel, cancel culture, no? cioè quindi la cultura della cancellazione di tutto ciò che non eh, si eh, armonizza con il politicamente corretto, il che è tutto, praticamente la storia stessa viene cancellata visto che la storia è un uh, divenire di usi e costumi, un divenire di precetti morali che cambiano sempre nel tempo. Quello che è bello e giusto oggi è stato brutto e cattivo in passato e viceversa. Questa cosa cambia continuamente e quindi eh, se noi vogliamo eh, espandere il politicamente corretto anche al passato e interveniamo con la cancel culture, cancelliamo completamente il passato. Il passato diviene una cosa da rimuovere, altro che Fahrenheit 351 di Bradbury. Qui stiamo nel... Eh, proprio nel, nel, eh, nel eradica, sradica, eradicare eh, tutto quello che fa di noi esseri umani, che noi siamo esseri umani perché riusciamo a narratizzare, da un lato, le nostre vite eh, in, in, in un teatro temporale, per cui diciamo vent'anni fa ho fatto questo, dieci anni fa ho fatto questo, eccetera, e dall'altro canto riusciamo a narratizzare la vita e l'esperienza stessa della nostra intera specie quindi proprio la specie umana nell'arco eh, delle centinaia di migliaia di anni oppure delle decine di migliaia di anni a seconda del, dell'accuratezza con cui si è in grado di raccontare ma se noi eh, introduciamo la, la cancel culture smettere, ci priveremo di tutte queste narrazioni e smetteremo di sapere chi siamo perché non ricordandoci chi eravamo anche chi siamo finirà per scomparire. E questo produrrà una, una regressione allo stato più o meno animale. Ecco, quindi eh, il famoso mito anche del transumanesimo è un po' sopravvalutato. Ecco, per citare Nietzsche, eh, Nietzsche eh, per, cioè no, scusate per citare Kraus, che citava Nietzsche, Kraus era un giornalista di un centinaio di anni fa austriaco che ha fatto degli aforismi favolosi. Per citare Nietzsche, lui disse che il superuomo era un concetto prematuro che presupponeva l'uomo. Ecco, no? Quindi, adesso noi, eh, il transumanesimo è un concetto prematuro che eh, presuppone che non si cerca di cancellare la nostra natura umana, Quindi. molto interessante. Prego, Vale. Sì, io ho una riflessione rispetto a questa cosa che hai detto, no? il, quindi il politicamente corretto, si può dire che il politicamente corretto è figlio dell'infantilismo cognitivo, cioè che a un certo punto c'è stata una sorta di point break no? nell'umanità e noi questa umanità attuale, no? poi partiamo dal... 2001, dall'11 settembre 2001, che è stato veramente, secondo me, il, il, il giorno che ha accelerato i fenomeni che poi negli ultimi tre anni hanno sconvolto da un punto di vista mondiale no? questa, questa nostra umanità che stiamo vedendo, cercando di capire quantomeno anche noi, eh? cerchiamo di metterci dentro e di capirci, ci mancherebbe. Però io parlerei proprio di infantilismo cognitivo, cioè come se ehm, la massa, la maggior parte delle persone vedano nel governo, mamma, e papà per cui tutto quello che dicono mamma e papà deve essere fatto perché così poi hai il premio cioè andare fuori al ristorante vedere lo spettacolo in televisione quindi secondo me questa umanità è proprio affetta da infantilismo cognitivo e questa è una cosa che a me personalmente, ma credo un po' a tutti, preoccupa tantissimo, perché c'è una regressione o comunque, non so proprio se parlare di regressione, ma uno Stato che dimostra come la maggior parte delle persone si riferisca ai governanti come a coloro che dettano delle regole e, li, e questa, questa umanità li vede come mamma e papà a cui dire sì o no e da cui ricevere i premi. Sì, mi piace molto l'espressione infantilismo cognitivo. Quindi, è una bella definizione, è una, è una bella espressione. E il fatto che in realtà c'è sempre stato per molti versi, e basta andare a leggere appunto il libro di Gustave Le Bon, La Psicologia delle folle, che è più di cento anni fa, sì. eh, aveva già capito tutto. Quindi, essenzialmente, il, lui aveva stimato che eh, la, le folle la massa. Avesse una mente collettiva paragonabile a quella di un bambino, mi sembra, di 7-8 anni o 12 anni. Non mi ricordo adesso l'età, ma eh, vabbè, comunque è molto soggettivo adesso attribuirgli un'età. Però questa infantilizzazione della società in realtà sta accelerando. C'è sempre stata, è probabilmente connaturata nella nostra struttura mentale nel nostro modo di essere proprio nella natura dell'essere umano che non dimentichiamoci l'essere umano è un essere in divenire non è che eh, a, parte, a meno che uno non creda che sia stato eh, coniato schioccando le dita eh, è, è una cosa l'essere umano è una creatura che si è Evoluta ma non ha finito di evolversi, continuiamo ad avere rudimenti di fasi precedenti della nostra evoluzione che non servono a niente, come i denti del giudizio che servono solo per arricchire i dentisti che te li devono togliere levare. prima o poi. Eccetera, quindi c'è un sacco di cose inutili. Eh, le unghie non è chiaro cosa servono a parte graffiare qualcuno, eh, però non è, è, non è che sia molto utile. Ecco, no? eh, serve più che altro per i film perché per una strega deve avere, le, le, deve avere le, le unghie per graffiare qualcuno in un film. Eccetera, no? quindi c'è un sacco di cose che abbiamo, però anche a livello mentale, noi abbiamo tanti appunto rudimenti che sono avanzati e che non servono. E, quindi questa, questa psicologia infantile, così tipica delle, delle grandi masse di esseri umani, c'è sempre stata perché non ci siamo mai evoluti fino a eh, un punto dove gli individui siano tutti adulti, raggiungano la, la, la fase effettivamente adulta, che non significa una fase da rincoglioniti, perché per molti essere adulti significa diventare seri, che è tipico dei rincoglioniti, no? perché... Eh, la persona seria è una persona sì. che eh, confonde il ruolo che svolge con eh, la persona che intrinsecamente è, infatti il tipico della se persona seria è di, 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 di non, cioè, non, non capire, ehm, eh, le, eh, vabbè, insomma ci sono un sacco di... Adesso mi sono impantanato perché non essendo una persona seria, non ho un discorso preparato sul tema. No? Eh, però è, 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 è le potenzialità del, dell'argomento sono... No, le, le, Roberto, il, sì. il, il tema no, è no, che no, la no. persona seria ha dei significati fissi, cioè ha, la persona seria ha le categorie mentali fissi, quindi per esempio un avvocato serio no, sì. eh, pensa a se stesso come un avvocato, non come una persona. Invece un avvocato meno serio, oltre al ruolo che svolge dell'avvocato, eh, ha anche la, mh, diciamo la persona eh, con una vita propria. Eh, un mio amico, avvocato, su su suona anche il piano eh, e lui chiaramente non è solo, lui non vede se stesso solo come avvocato, ma conosco anche altre persone che vedono loro stessi per la funzione che esercitano e soprattutto quando si tratta di funzioni molto eh, premiate in società eh, i famosi titoli che la società ti dà, sono tutti ehm, espedienti, strumenti che la società usa per rendere le persone serie e quindi fossilizzate nel loro ruolo che eh, è eventualmente importante per il continuamento del funzionamento della società. E se queste persone mh, smettessero di svolgere le loro funzioni, capirete bene che la società collasserebbe se, e adesso lasciamo perdere gli avvocati che non sono sicuro che servano poi veramente a qualcosa, ma ci sono per esempio quelli che fanno il pane. E se uno vuole mangiare il pane, insomma, qualcuno ci vuole che lo faccia, ma se il panettiere. Non fosse assolutamente serio e tutti i giorni si questionasse eh, si, si interrogasse sopra la propria natura intrinseca su che cosa egli sia veramente e capirete bene che mangeremo pane solo il primo giorno perché il secondo lui magari si suona si mette a suonare il piffero e crede di essere appunto un pifferaio e basta. No? E questo ha, ha, ha estendetelo a tutte le categorie di tutte le funzioni che sono necessarie a mantenere viva una società perché se le persone non fanno certe cose. Moriamo tutti di fame eh, dopo un po'. Allora capite che la serietà è un male necessario della società, che purtroppo dobbiamo subire, che, però, a livello individuale è un, è, è un, è un disastro perché è quello che uccide la persona, che uccide la personalità eh, appunto degli individui e che limita quello che una persona può in futuro. Eventualmente dimenticare, io potrei continuare per altre sei ore. Non so bene cosa sto dicendo, ma parlo, faccio come i jazzisti, che, i jazzisti cosa fanno? Sembra che, sia, sape, che sappiano cosa fanno, in realtà non hanno la minima idea. Loro prendono delle note e poi le mettono cioè, dei gruppi di note e poi vanno avanti improvvisando, mettendo insieme. Io non è che faccio adesso, visto che non so suonare nessuno strumento, sono costretto a fare il filosofo jazz, diciamo, no, no, lo stai facendo benissimo e poi volevo fare, volevo fare anche un appunto, io spesso dico che mh, quando si parla con qualcuno, no? un adulto tendenzialmente che lo vediamo felice, si dice cavolo non sei cresciuto di un attimo, sei un bambinone no? e allora l'idea del bambino, che cos'è il bambino? È qualcuno che non ha schemi, è qualcuno che non ha troppe sovrastrutture, no? è qualcuno che vive le sensazioni, e le emozioni così come vengono, quindi magari quello che dicevi prima te è, è anche quello, no? un fornaio, un panettino. In un certo senso, che sente il richiamo della, de, de, del flauto della chitarra, della fisarmonica, prende e segue il bambino. Che è in sé, un avvocato che magari è stato costruito, indottrinato da una società che lo vuole in una certa maniera, è totalmente abbuzzo, totalmente preso da questa, eh, diciamo, figura e non riesce più nemmeno a vederlo. Quel bambino che gli dava quella, quella, quella scintilla in più, diciamo lo rendeva differente, no? e diventa omologato un po' a tutti, tutti gli altri, diciamo, no. Ecco, questo è un vero concerto gesto no? perché io ho fatto un motivetto, poi mi sono perso, adesso mi ha dato uno spunto per ritrovarmi perché in effetti quello che dice è corretto perché mi ricollega a quello che in effetti volevo dire all'inizio, ma poi mi sono dimenticato mentre panneggiavo. No? E il tema era che esatto, la parte infantile quindi di noi è quella più preziosa di tutti, se andiamo a vedere perché è quella del bambino curioso, del bambino che deve continuamente evolversi, del bambino non serio, perché il bambino non è mai serio. Infatti, il bello del bambino è proprio la sua non serietà, perché entra eh, per finta nei ruoli, facciamo finta che, cioè, il bambino quando gioca dice facciamo finta che, che è una missione di non serietà. No? Quindi, eh, quando noi manteniamo vivo il bambino dentro di noi, continuiamo a essere creativi. Eh, anche in età adulta, mentre non era previsto che noi rimanessimo creativi in, in età adulta. Qualsiasi mammifero è creativo quando sono appunto in età da cuccioli, ma poi da adulti si fossilizzano. L'essere umano ha, ha sviluppato una caratteristica che si chiama neotenia, che, eh, cioè la neotenia, è in realtà, è un fenomeno evoluzionistico che consiste nel protrarre eh, certe funzioni eh, iniziali, infantili. In un'età adulta per ragioni appunto di sopravvivenza. I, per esempio, i gatti, i gatti, però visto che abbiamo una bellissima gatta qui che ci tiene compagnia. e eh, Non parlo di Valentina, ma appunto no, no, è una della gatta mia che c'è lì. Però eh, so, il pubblico non lo sa, quindi io devo, <ride> devo cercare di evitare l'equivoco, <ride> eccetera. E quindi i gatti, per esempio, hanno sviluppato come elemento di neotenia il, lo schema del bambino, cioè si hanno conservato lo schema da cucciolo anche in età adulta. E questo eh, si capisce bene perché è finalizzato a essere accuditi dagli esseri umani, eccetera. Quindi eh, è uno dei pochi mammiferi che ha mantenuto lo schema da bambino in età adulta. Noi esseri umani invece abbiamo sviluppato la neotenia, abbiamo usato appunto la tecnica della neotenia eh, a livello evoluzionistico, mantenendo la curiosità infantile anche in età adulta. No? Quindi eh, però chi più chi meno, altri si fossilizzano subito, diventano persone serie. E invece ci sono quelli che non lo diventano. Questo però si sposa con il problema che eh, evidenziavamo prima eh, del, del, della infantilizzazione della società, che però non va a infantilizzare la società in un senso eh, fecondo, perché la infantilizzazione della società di cui parlavamo è, è una condizione nel quale solo gli aspetti negativi diciamo, del bambino. Eh, vengono eh, accresciuti in una società che sono essenzialmente l'assenza di responsabilità, l'assenza appunto di una, di una eh, narrazione estesa nel tempo perché adesso, per esempio, ne vediamo un'infertilizzazione nei problemi della guerra adesso, tutti sono lì che vogliono armare un paese contro l'altro eccetera, però nessuno pensa alle conseguenze, cioè sono è come il bambino che sta giocando, ma non è che pensa a quello che succede fra fra 20 minuti, no? E di nuovo non c'è nessun raziocinio, è tutto un fenomeno molto infantile quello che sta avvenendo adesso a livello proprio macroscopico, a livello diciamo politico, no? Però eh, L'elemento che ha appunto menzionato Valentina che è quello del bambino che obbedisce al, al, al genitore. Quindi in questo caso abbiamo di nuovo uno degli aspetti eh, più, meno interessanti dell'infantilismo in, de, 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 dell del bambino che è quello del, della, non, di, della non indipendenza, della dipendenza da un'autorità di un esterna e superiore ed è il suo lato è il suo lato debole è il suo lato stupido se vogliamo è il suo lato instabile mentre il lato è geniale è quello, è quello appunto creativo è quello dell'esplorazione noi abbiamo sempre due fasi in un bambino abbiamo il bambino eh, che va a giocare e i genitori non riescono a farlo smettere di giocare questo è il bambino creativo ma poi arriva un momento in cui eh, il bambino corre dai genitori eh, e ha bisogno di nuovo di protezione. Eh, è finita la sua esplorazione e deve rientrare in una zona di conforto dove sia protetto da altri che hanno il potere di salvarlo perché da solo lui non è in grado di. Ecco, però, noi adesso abbiamo un problema di società. Non che vada verso una società del bambino risvegliato, creativo, eccetera, ma in una società che, eh, dove il bambino è dove l'adulto è infantilizzato solo per quello che riguarda appunto la sua eh, perdita di responsabilità, eh, del senso di responsabilità e delega assoluta a un a un politico visto come genitore, quindi dei veri e propri patrigni e matrigni, no? Nella, per usare dei termini tipici di uh, certe favole, eh, che poi in realtà li tradiranno. E, che faranno loro solo del male, perché non sono i loro genitori, sono, in effetti, purtroppo, sempre più spesso dei veri e propri nemici. Ma infatti, a me verrebbe da, da definirla più quasi sindrome di Stoccolma che infantilismo, <ride> diciamo, Però, però sono punti di vista. E volevo Beh, sindrome, la, sindrome di la sindrome di Stoccolma è un fenomeno di tipo di infantilizzazione, eh? cioè, non è che sia niente di. Cioè, in una situazione critica di quel tipo, c'è la regressione del soggetto a fase di bambino che, eh, che familiarizza e simpatizza per, per, il, per il carnefice, visto come genitore, quale unica eh, sua possibilità di sopravvivere. No? Quindi, ehm, sindrome di Stoccolma, rientra esattamente in questo, in questo fenomeno. Eh. Quindi, quindi ci siamo, parliamo della stessa cosa, da punti di vista diversi. Ma comunque ehm, volevo farti un'altra domanda proprio perché eh, è singolare che tu oggi mi parli insomma de, delle serie, dei bambini e tutto quanto. Perché io da poco stavo guardando eh, Disney Plus, no? visto che la Disney ha inglobato la Marvel, e quindi io ci ho visto dentro tanto esoterismo, tanta conoscenza scambiata e tante cose, in, in contrapposizione a Netflix, che comunque sta sfornando delle serie di che Secondo me, a mio parere, sono. Veramente strane, parliamoci chiaro. Più di strane non posso dire perché vanno interpretate, eh, ma ehm, mi sono soffermato appunto su delle cose molto importanti, a mio parere. Ovvero, ehm, un, vabbè, questo qui magari ne parlerò un'altra volta. Ma è una serie tv che sostanzialmente mette dentro il cerne determinate cose, linee temporali, cambi paralleli. In, un, in una serie per bambini, con bambini da, da 12 anni, diciamo. Allora io eh, rivengo a quello che hai detto te prima. E sicuramente c'è una programmazione già da quando noi siamo piccoli e soprattutto adesso. Eh, ma è possibile che queste programmazioni alcune non siano del tutto negative, o sono tutte negative in un certo senso? Ah, me... non, è non è detto che siano tutte negative, ne eh? cioè, possono essere anche di positive adesso. Negli esempi specifici non so anche perché non guardo molti cartoni animati, quindi sono un po' indietro su queste cose. E anche, e soprattutto, appunto, prodotti per bambini non sono molto aggiornato. Però non è detto che siano necessariamente negative. Poi, il positivo e il negativo sono giudizi arbitrari. È sempre una questione di contestualizzazione, peraltro alcune cose che possono essere positive in un paese possono essere negative in un altro, magari in un film, per esempio certe serie mostrate ai bambini russi dove gli fanno vedere che i russi sono sempre i cattivi, penso che sia più nocivo che mostrandoli agli americani, perché chiaramente ai russi probabilmente gli crea qualche problema di... Di identità, magari poi finiscono per dire: ai Genitori, voi siete cattivi perché siete russi. E, e poi gli dicono: I'll be back. No, cioè non lo so. <ride> eh, per citare appunto alcune frasi, però il, te quindi il tema non, non credo che si possa giudicare in senso proprio bianco e nero, netto. Bisogna vedere caso per caso. Ecco, e poi comunque, anche laddove Certe cose sarebbero negative, diciamo, secondo il nostro giudizio, e secondo il giudizio di altri sono positive. Cioè, gli apprendisti stregoni che ora stanno cercando di cambiare in maniera molto precisa e, e pianificata il nostro modo di pensare, i nostri valori, eccetera. Eh, anche i nostri orientamenti sessuali, eventualmente, cioè quelli delle nuove generazioni, eccetera, non è detto che lo facciano, anzi, non penso che lo facciano per ragioni che si pensino eh, malevole eh, nel loro sistema di valori. Eh, essi perseguono un bene superiore, eh, che, loro, che di sicuro li porta a considerare. Loro stessi come benefattori dell'umanità. Quindi è molto, è molto soggettivo. Io, tra l'altro, voglio sempre evitare personalmente di entrare in questo giudizio di merito di tipo manicheo. No? Cioè, a me piace capire fenomeni, eh, descriverli e, e, ed esprimerli, cioè esprimere appunto quello che ho capito dei fenomeni. E se si fa caso, io cerco sempre di evitare. Di esporre un mio personale giudizio per due motivi. Primo perché non capisco perché dovrebbe interessare a qualcuno il mio giudizio, nel senso che abbiamo questa sopravvalutazione dell'opinione. Per cui eh, tutti pensano che sia importante sapere l'opinione di chi che si è, l'opinione è la cosa meno importante che esista a proposito di qualsiasi cosa. Cioè, l'opinione è veramente. La scorreggia del pensiero, ecco, cioè quindi quello che è interessante è il pensiero. E invece tutti sono lì ador ad adorarsi le, le proprie puzzette, no? e cioè, mi fai sentire come la tua. No, perché eh, ah, è schifo e eh, te l'ho detto. No, vabbè, insomma, me l'hai chiesto tu. No, no, sei un bastardo. No? ora ti tolgo l'amicizia. Ora, quindi, il problema è esatto. No, che c'è questa lotta fra puzzette, no, dove eh, tutti si, 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 si scambiano appunto le loro opinioni e litigano sulle opinioni. Io me ne tengo rigorosamente. Eh, e ogni volta che ho la tentazione di esprimere un'opinione, conto fino a 10, se non basta, conto fino a 100, ma non l'esprimo, proprio a meno che non siamo tra amici molto intimi che siano in grado di sopportare le opinioni reciproche. Però, è eh, proprio per il fatto che l'opinione in generale è veramente inutile, cioè quello che è utile è comprendere le cose. L'opinione non è, non è collegata alla realtà, è un'emozione che si associa essenzialmente. A, a una narrativa, un'emozione che si associa a una visione delle cose, ma quello che importa è la visione delle cose, perché l'emozione di solito ti distorce, cioè praticamente ti, ti, di, eh, ti dirotta in una direzione o nell'altra eh, per ragioni che di logico non hanno nulla, ecco, no? Grazie, grazie. Della ah, io non so cosa ho detto, proprio giuro che non so cosa ho detto. <ride> Vabbè, recupero un attimo quello che hai detto, mi anche, sono perché no, sono... anche, anche perché c'è l'auricolare che non funziona bene, quindi io non sento quello che dico. Ho, me ho mentito perché in realtà non mi sento nell'auricolare, però l'importante è confondervi. Ecco, c'era il capo della Cia, non so da qualche parte, che aveva detto: se non li riesci a convincere, confondili. Confondili. <ride> Esatto, esatto, usano, creiamo esatto. il caos esatto, no, questo è quello che usano loro infatti sì. loro cercano di governare il caos eh, dopo averlo creato perché non sono in grado di stabilire un ordine no? cioè, quindi anche a livello macroscopico tutto il caos che vediamo che può sembrare il frutto del, di errori, il frutto di una mancanza di progetto, in parte potrebbe anche essere, in altra parte è un progetto da parte di chi pensi di avere ormai gli strumenti per governare il caos. Basti pensare che in fisica esiste anche uno, uno studio, una disciplina che si chiama Chaos Control, no? Quindi... Mm. Allora, governare il caos, Roberto, quindi interessante perché eh, io a questo punto mi, mi voglio ricollegare a eh, qualche libro profetico, io lo definisco profetico, che tu hai scritto, ma anche libri del passato che in qualche modo poi adesso sono, come dire... La realtà stessa, no? eh, Possiamo parlare di Orwell, di Huxley, però lì la questione si fa complicata perché c'è anche la Fabian Society di mezzo. Quindi non sappiamo se loro hanno delle informazioni per scrivere quello che hanno scritto, ma ciò non toglie che sono straordinari e sono uno specchio del, dal passato della realtà futura. Ma questa cosa l'hai fatto anche tu in un libro poco conosciuto, tuo che si chiama Il Marco di Osho. <ride> È pochissimo conosciuto, l'avranno letto in tre. <ride> non lo so, <ride> Ma questo lo dico perché sono ottimista. Ecco, nel senso, <ride> sì, quello lì è esatto. Perché questo è un talk show. Questo è stato scritto sì. nell'89. questo libro 30 è stato anni fa, scritto... geniale. geniale perché come dire, la, la tua spinta profetica si vede tutta perché l'hai azzeccato quasi tutto di quello che Ma hai letto? Che... L'hai L'ho letto? letto a pezzi per ah, allora sei uno dei tre che l'ha letto. Io pensavo, io, la pensavo di, io, no, io pensavo di mentire. Ho detto che l'hanno letto in tre, ma in realtà contavo anche me e qualche parente. Per cui, però evidentemente. Eh, comunque, questo qui è esatto. È, un, è, un, è una cosa che scrissi nel, nell'89. Ed era la trascrizione presunta di un talk show. Di un talk show che si sarebbe svolto 30 anni nel, nel futuro, quindi in pratica un paio di anni fa. E, mh, nella mia visione iniziale sarebbe dovuto venire realizzato veramente come trasmissione televisiva mandata indietro nel tempo attraverso le onde um, eh, porca miseria adesso mi sono dimenticato crono non lo so c'era purtroppo è onde che mi eh, sì, le onde portavano... in diretta, in, in diretta temporale, non me lo ricordo perché vabbè, l'ho scritto un sacco di tempo fa e non rileggo molto i miei libri, devo dire. però il tema era che, nella mia visione, sarebbe dovuto essere realizzato come era stata realizzata la Guerra dei Mondi di Orson Wells. Nella mia versione ideale, io avrei voluto che questa trasmissione venisse realizzata con attori completamente sconosciuti e trasmessa in televisione in tarda serata in, o in nottata come una trasmissione realmente prodotta nel futuro e realmente inviata indietro nel tempo e realmente apparsa sui nostri teleschermi appunto in virtù di questo viaggio nel tempo delle onde, delle onde radio. E, purtroppo chiaramente non è che io abbia la bacchetta magica per, per far apparire i produttori che poi capiscano e, e magari anche si appassionino a un'idea del genere, ma mi sarebbe piaciuto veramente... Mettere in scena eh, appunto una trasmissione e avevo preparato dieci puntate. Infatti, il libro, il libro consiste in dieci episodi, che sono dieci talk show, dieci talk show che, appunto, avrebbero dovuto essere mandati indietro nel tempo da quelli del futuro per comunicare, appunto, a, a quelli del passato. Eh, che cosa gli attendeva? Sarebbe ecco. successo. cosa sarebbe successo, fatto bene poteva essere divertente ecco perché chiaramente nessuno avrebbe probabilmente pensato che fosse vero però Orson Welles ha fatto una cosa che tutti hanno scambiata per vera quindi eh, nella mia eh, ambizione ci sarebbe stato quello di provare a emularlo, se, stavolta però non via radio ma via video, chiaramente non fu mai fatto, ci fu invece una riduzione teatrale che feci del, dell'opera e partecipò a un premio, e, e, insomma, si, quindi venne messa in scena a un certo punto in, in forma di lettura drammatica che qualche duno che scavasse su internet potrebbe trovare eh, nella, nella forma di un filmato VHS di bassa qualità che fu fatto appunto eh, dell'unica rappresentazione mai effettuata. Nel 1990, ecco, quindi ho fatto una frase lunghissima. Diciamo che <ride> Roberto, lo sguardo profetico è un po' tipico degli scrittori della distopia no? della fantascienza. Prima citavo Orwell o Huxley, e ti faccio una domanda ehm, rispetto a eh, questi due autori, no? soprattutto a Huxley, che è scomparso nel 63, se non sbaglio, ma è stato in qualche modo fautore di tanti movimenti che sono poi accaduti, no? eh, come se lui eh, abbia qualche modo manipolato, avesse avuto delle informazioni freschissime per scrivere il nuovo mondo e poi il ritorno al nuovo mondo. Eh, cosa, come, come possiamo leggere questa figura? Che secondo me è uno dei padri della distopia, ma cioè, ci vedo qualcosa di marcio nella, nella sua figura, nonostante la grandissima. Io ho letto, io adoro Axley, però insomma ci vedo qualcosa di come Dire, mentre sei una complottista me... sei una complottista! <ride> no, scherzo, mentre, no. secondo me, Orwell, anche se si affacciò alla Fabian Society, era comunque un puro dal mio punto di vista. Ma questa è una questione istintiva. Axley? Mm, non lo so anche perché faceva parte di una famiglia particolare. Eh, e quindi allora il problema che cos'è? Che eh, il problema è che eh, Chiaramente la visione di Huxley è completamente geniale. Eh, il genio di Huxley è inarrivabile. Tanto è vero che il suo libro fu pubblicato nel 1933 mentre quello di Orwell nel 1948, quindi stiamo parlando di 15 anni prima. Quindi lui, con 15 anni di anticipo, aveva capito di più di quello che poi avrebbe capito Orwell, perché il libro di Orwell, che è un capolavoro letterario, ed è. Visionario, cupo, ma irrealistico per certi versi perché è troppo concentrato sul paradigma dell'oppressione dell'individuo dall'esterno, so cioè quindi dalla società che ti reprime dall'esterno. Chiaramente è una cosa reale che vediamo anche oggi, chiaramente in, in, in forma non così estrema. Però il vero problema è la repressione dell'individuo dall'interno dell'individuo, cioè trasformare l'individuo per renderlo idoneo alle esigenze della società, così come le. Le veda un architetto della società. Ecco e quello invece è Axley. No? Ora, questo succedeva il... addirittura dai neonati: i neonati gli veniva data una quantità di ossigeno in un certo modo o meno, proprio perché dovevano appartenere a una, una certa casta o appartenevano a una certa casta. Drammatico. Sì, allora io in quel caso lì eh, cercherò, farò del mio meglio per mondarti l'immagine che hai di Axley, visto che ti piace, però hai paura che ci sia del marcio. Perché il problema è che a un certo livello di, 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 di comprensione delle cose, il problema del... del, del come si suol dire? Cioè, non è che uno... Allora, prima di tutto, eh, abbiamo stabilito che era chiaramente eh, geniale quello che ha scritto e io non credo che ci siano... Eh, così tante persone geniali in un dato momento eh, e soprattutto che rimangono nell'ombra <ride> e, e prendono uno scagnozzo a scriverle. Quindi quello che ha scritto Axley, io penso che sia farina del suo cervello, non penso che abbia avuto impeccate da altri, perché se l'avesse avuto si dovrebbe supporre che questi fossero ancora più brillanti di lui. E allora dovremmo vedere in giro dei libri, perché quelli così intelligenti hanno il vizio a un certo punto di, non di dover scrivere quello che e lucubrano perché non trovano nessuno con cui parlarne. C'è una grande mistificazione sul fatto di perché uno scriva dei libri. E certo, eh, Hollywood ci fa vedere gli scrittori che eh, scrivono i libri perché poi sono famosi e poi eh, succede soprattutto nei film di Woody Allen. Però il, eh, nel mondo reale uno di solito scrive un libro quando non ha nessuno a cui dire delle cose. Per cui se tu potessi, hai una comunicazione. Soddisfacente con il mondo umano contingente di solito non ti viene il, il puro rito di scrivere un libro. Esatto, non c'è la motivazione perché comunichi sufficientemente e in, prof, in, in profondità adeguata con vere persone che ti circondano, che è l'essenza della vita. Ma eh, quando questo non fosse possibile per mancanza di soggetti idonei nelle tue distanze, quando tutti ti guardano come, come matto quando inizi a dire qualsiasi cosa, l'unica eh, via di uscita che ti rimane è quella di rivolgerti a un pubblico immaginario tramite la scrittura. Questo pubblico immaginario che è una proiezione di te stesso per certi versi, eh, magari esisterà in altri luoghi, in altri tempi, e se sei un, uno scrittore bravo... Di solito, prima o poi qualcuno apprezzerà. E, e quindi, in effetti, non, ha, non è stato uno spreco scrivere quei libri, perché tu hai scritto i libri quando avevi l'intuizione, i contenuti, le cose da dire. In un altro momento non l'avresti avuta. Se aspetti a scrivere i libri di, di avere 99 anni, a questo punto eh, hai tutta l'esperienza che vuoi, ma non c'è più il cervello. Quindi, eh, bisogna scriverli quando ti vengono le cose. No? Anche poco dopo, ma non troppo dopo. E... E poi, quando eventualmente i tempi saranno maturi o un po' di fortuna giocherà un ruolo, le cose che hai scritto arriveranno anche agli occhi di qualcuno. Io, quando scrissi un altro libro che si chiamava Vai dove ti porta il cervello, io mi ricordo che eh, avevo scritto. Avevo scritto c'era una frase nel libro che diceva che vivere è molto meglio che scrivere, ma quando non riesci a scrivere, eh, no, scusate, ma quando non riesci a vivere, tanto vale scrivere. Quindi il problema è che lo scrivere diventa una vita indifferita. La vita consiste essenzialmente in comunicazione con altri soggetti. Se non ci sono gli altri soggetti, scrivi, e a quel punto la comunicazione avverrà magari fra tre anni quando un altro soggetto leggerà quello che tu hai letto. Magari a quel punto vivi anche tante vite parallele perché ogni persona che leggerai i tuoi libri è in pratica come se conversasse con te e tu in quel momento sei di nuovo vivo. Visto che la vita appunto consiste in un flusso di comunicazione, senza comunicazione non c'è vita, infatti i detenuti in isolamento impazziscono perché siamo animali sociali, non possiamo esistere da soli e rimanere coerenti, quindi, eh, nel momento in cui noi scriviamo un libro, siamo un po' come il gatto di Schrödinger. Ecco di nuovo il gatto che è il torna protagonista: il gatto di Schrödinger che è vivo ed è morto allo stesso tempo. E finché uno non va a controllare, non sappiamo se è vivo o morto. In questo caso. Lo scrittore è lo scrittore di Schrödinger. Quando scrive un libro non sa se quel libro verrà mai letto da qualcuno. certo ci sono i grandi scrittori famosi, affermati, super pubblicati, Umberto Eco, che quelli sanno che qualsiasi cosa, anche se, se gli scappa di scritto qualcosa quando sono al cesso, quello verrà letto da qualcuno eh, perché vengono a rubargli il manoscritto in casa. Ecco, no? Se prende appunti al cesso, gli rubano la carta igienica. Invece a una, una persona diciamo normale non sai se qualcuno leggerà mai quello che scrivi. Di solito, no, nessuno leggerà quello che scrive, l'importante è che tutti lo sappiano. Eh, la, la regola è che quando scrivi, nessuno lo leggerà mai. Quindi, virtualmente tu non esistevi. Lo scrittore di Schrödinger eh, quando scrive può essere sia vivo che morto, cioè vivo significa comunica, significa indifferita. La sua comunicazione arriverà ad altri esseri umani, morto significa. È un atto di solipsismo di, di masturbazione intellettuale. Tu da solo scrivi una cosa che solo tu leggi, e la cosa finisce lì e morirà con te. Quindi tu credevi di comunicare al mondo, il mondo non c'era, eri da solo, solipsismo puro e non sei mai esistito. No, in realtà ecco, queste sono. E, e questo, questo concetto mi è venuto in mente proprio mentre scrivevo appunto Va dove ti porta il cervello, infatti eh, credo di averlo menzionato anche all'interno del libro, no, perché era l'esperienza che sentivo io. Ora, per inciso, Va dove ti porta il cervello è un altro libro che hanno letto in due o tre, ma è solo recentemente. Quindi, eh, di fatto, ci sono alcuni libri che effettivamente sono stati scritti nessuno li ha mai letti e in quel caso tu devi per il momento guardando retrospettivamente in quella fase della tua vita mentre lo scrivevi in quel periodo eri morto cioè eri morto nel senso di non vivo una sorta di zombie essenzialmente e lo scrittore dice che di diventano zombie quando nessuno poi legge i libri ma lo sai solo retrospettivamente ma se un domani un milione di persone leggessero eh, il va dove ti porta il cervello ecco che magicamente il Roberto Quaglia che a suo tempo lo scrisse eh, risorge un po' come Gesù Cristo ma eh, in maniera più eh, soft, più, 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 non è più soft, più reale e ecco, no? cioè, soprattutto più spettacolare perché qui parliamo di milioni di persone che leggessero un libro, ti fanno risorgere nel passato, in quella fase di vita nel quale eri in un limbo eh, dove non sapevi se eri vivo o morto, no? e improvvisamente quella persona, indietro nel tempo. È viva! No? Cioè, quindi non so se avete capito il flusso di, di coscienza no? che ho appena riversato su di voi, no? Però se non l'avete fatto peggio per voi. Non mi rivolgo a voi due, no? mi rivolgo a, agli altri milioni che forse non ci seguono, perché noi forse siamo il talk show di Schrödinger, forse nessuno ci sta guardando, forse internet smette di esistere nel momento in cui noi finiamo di parlare e abbiamo parlato per nulla, non sappiamo ancora se interagiamo con qualcuno oppure no. Bello, bello, molto, molto irreale ma anche reale questa, questa diciamo idea. Eh? Esatto, mia, che... è proprio quella cosa lì. Vale? Sì, Roberto, però eh, rispetto a tutto questo discorso ti riporto un po' sulle briglie e ti, ti chiedo, possiamo dire quindi che Axley abbia avuto un'apertura verso il mondo futuro, così come l'hai avuta te nei libri che hai scritto. E ora qui mi riferisco al, al mito dell'11 settembre, in cui tu hai anche lì previsto alcune cose, eh, insomma. C'è questa apertura sì, ecco, no. dei mondi verso il futuro, cioè chi scrive fantascienza scrive distopia. Paradossalmente, è come se prevedesse veramente il futuro, no? Allora Huxley è un milione di, di volte più avanti di me, nel senso che proprio. Io adesso non parlo solo del mondo nuovo, io ho letto anche un paio di altri libri, dice Huxley, che la scimmia è l'essenza. Li ho letti a vent'anni, quindi ora li, li devo rileggere per vedere l'effetto che mi fanno adesso. Però La scimmia e l'essenza era un altro film che mi ricordo che mi, che mi appassionò, è bellissimo. No? Sono libri ispirati. E certo che cambiano il futuro, eh, cambiano il futuro. L'aspetto più paradossale è che. Certe intuizioni su certe derive che stanno prendendo le cose e sul funzionamento poi della mente umana e di altre cose, finisce che nel momento in cui si scrive un libro che mette eventualmente, vuole mettere in guardia rispetto a, certi, a certe involuzioni, eh, poi in realtà finisce per eh, causarle perché non dimentichiamo che adesso. Il libro di Orwell, ma anche quello di Axel in certe misure, sembra che vengano messi in, in, in atto per certi versi esatto. Proprio sembra un manuale. Io non credo che fosse nato come manuale, ma penso che sia stato preso come manuale in seguito. Quindi erano visioni ispirate di, eh, di, di come sarebbe potuto andare a finire tutto. Però qui entriamo nel circolo vizioso che della causa e l'effetto, cioè. Ehm, nasce prima l'uovo la gallina, no? nel senso, eh, se, 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 se loro hanno avuto le intuizioni per metterti in guardia di quelle intuizioni, le scrivono e le, e le causano, no? ma sarebbero successe se loro non le avrebbero scritte. D'altra parte, Bene. loro hanno scritto per metterti in guardia, no? nel senso, quindi è un problema affascinante perché non puoi neanche dire non ti vi metto in guardia perché allora... Eh, così le cose non accadono. Io ho avuto lo stesso problema quando ho scritto appunto il libro sull'11 settembre e altre cose, che l'ho iniziato con tutte le migliori intenzioni. E, e poi mi sono reso conto, cioè migliori intenzioni, che significa che bisogna un attimo eh, rivelare all'umanità l'inganno eh, a cui è soggetto, che è un approccio abbastanza, eh, diciamo, banale, ma è il primo impegno. Il primo approccio che ha qualsiasi persona che scopre qualcosa di clamoroso, no? bisogna dirlo a tutti, perché così almeno tutti poi si possono proteggere dalle conseguenze, eccetera, eccetera. In realtà, poi ti accorgi che paradossalmente non c'è modo di non fare eh, eh, gioco il gioco di, 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 di grandi burattinai che poi hanno, sono i padroni del discorso. Faccio un esempio: eh, il. Eh, il, il mito dell'11 settembre, come suppongo un po' di persone eh, già sappiano, e altre eventualmente abbiano nel frattempo intuito, parla dei fatti dell'11 settembre del 2001, e chiaramente non in, 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 in linea con la narrazione ufficiale degli stessi. E chiaramente quelli che molte persone chiamerebbero una teoria del complotto. Però la stessa definizione teoria del complotto, è nata per squalificare, per rendere irreale. Una, una tesi, una rappresentazione. In realtà è una serie di rappresentazioni. Io prendo i fatti noti, presi dai giornali eh, dell'epoca e sulla base dei fatti veri, quindi parliamo dei fatti, eh, emerge una narrazione diversa di quella che hanno raccontata. Peraltro la narrazione io la lascio emergere, non è che la racconto io, a tratti forse la racconto, ma più spesso... Eh, la lascia emergere e soprattutto non do mai giudizi di merito perché alcune narrazioni che emergono sono in contrasto con altre, proprio perché il terreno è minato. Ora, il tema è che eh, se all'epoca nel 2000, eh, quando ho iniziato a scrivere il libro, nel 2003 più o meno, quindi poco dopo il 2001, tutta l'umanità si fosse accorta dell'inganno dell'11 settembre, sarebbe scoppiata una rivoluzione. Ci sarebbe stato un disastro geopolitico di dimensioni, eh, eh, dimensioni eh, globali. Catastrofe, una catastrofe. catastrofe geopolitica, perché catastrofe non è un disastro, catastrofe è un cambio repentino, totale dello, dello stato delle cose. Quindi poteva essere anche un miglioramento, poteva essere un peggioramento, non lo sappiamo, però ci sarebbe stata una massa critica per dei grandi sconvolgimenti della società, l'ordine sociale sarebbe stato turbato. E poi non parliamo dell'America, in America sarebbero scesi in piazza con, i calage, con, con vabbè, le, le loro armi automatiche. No? E perché? Perché tutte le persone, eh, scoprendo contemporaneamente di essere state prese in giro in maniera eh, veramente diabolica su una cosa così importante, avrebbero sviluppato un'ira che si sarebbe unita facendo massa critica e creando appunto il moto di, di insurrezione. Eh, il problema è la massa critica. Cosa succede, però, se le persone lo scoprono una a una nell'arco di vent'anni e non tutte insieme nell'arco di una settimana? Succede che la grande carica esplosiva, eh, appunto, della comprensione, de cioè, carica esplosiva di di tutta questa rabbia, di tutta questa ira contro quelli che avessero ordito l'inganno, eh, brucia lentamente, cioè brucia nell'arco di vent'anni, non brucia tutte insieme. Quando brucia tutte insieme questa rabbia, eh, quando la polvere da sparo brucia tutte insieme, abbiamo uno scoppio. Se brucia nell'arco di vent'anni, abbiamo una miccia che brucia, cioè quindi eh, c'è sempre un pochettino di fuochi d'artificio, ma alla fine non scoppia niente e alla fine del periodo, quando... Eh, tutte le polveri sono bruciate. La bomba non è scoppiata, anzi, la bomba è stata disinnescata dal fatto che tutti hanno, in questo caso, appreso, eh, hanno fatto il transito. Hanno, sono transitato dal mondo delle illusioni a quello della realtà. E senza, eh, senza turbamenti sociali. Quando io ho capito questa cosa, io l'ho capita perché all'inizio ci sono stati dei gravi problemi che hanno bloccato il mio libro, cioè roba seria. È stato e... censurato, se non sbaglio, vero? È stato, proprio... è stato censurato. È sì, stato... sì, ma sono successe un po' di cose toste, no? adesso non è che, senza che ci dilunghiamo, che l'hanno bloccato per alcuni anni. Dopo che eh, è stato bloccato per alcuni anni, c'è stata un'opera di vaccinazione della popolazione eh, sui temi rispettivi. Che cosa vuol dire vaccinazione della popolazione? Vuol dire che sono iniziati i famosi talk show sull'argomento. I talk show sono un favoloso strumento per vaccinare la popolazione mm -hmm. contro una certa informazione. Com'è che si fa? Si forniscono delle piccole dosi di informazione, piccole, molto piccole. È un po' come il vaccino che ti danno una piccola dose di virus. Che non ti deve infettare, altrimenti siamo da capo. È la stessa cosa con l'informazione: ti devono dare una piccola dose di informazione che non ti deve infettare, cioè tu non devi capire niente. Se tu capisci qualcosa, sei stato infettato dall'informazione a quel punto eh, hai, hai, non hai vaccinato nessuno, gli devi avere così poca che faccia un effetto eh, di immunizzazione. Dopo un po', hai l'immunizzazione di tutta la popolazione che si verifica attraverso la polarizzazione delle. Opinione. Quindi, mentre all'inizio tutti sono in uno stato di grande potenzialità, perché nessuno sa nulla di quello che è accaduto, e nel momento in cui venisse fuori lo scandalo, che è stato tutto un grande complotto, a quel punto avresti la bomba che scoppia. In questo caso, eh, in questo caso tu metti della gente a chiacchierare a vanvara senza dare quasi informazioni, proprio dose microscopiche di informazione e a furia di assumere queste dose microscopiche la gente non impara niente perché l'informazione è troppo bassa però trae l'opinione e ecco, qui vediamo di nuovo l'opinione eh, di quello che sia successo e soprattutto di chi sia i buoni e chi siano i cattivi questa opinione è, è, è la polarizzazione della società l'abbiamo vista anche adesso con i problemi del eh, della pandemia eccetera eccetera quindi quando si polarizza una popolazione in due parti che si scannano sul nulla perché si scannano essenzialmente sull'opinione visto che ormai i fatti scompaiono subito in questo tipo di diatribe, a quel punto hai ottenuto una impermeabilità cioè hai praticamente messo la società al sicuro rispetto a un certo tipo di informazione l'hai vaccinata ecco io mi sono accorto che mentre scrivevo il mio libro se io fossi riuscito a pubblicarlo nel 2003 avrei fatto il botto e probabilmente avrei creato sconquassi. Non sarebbe successo niente, chiariamoci, perché nel 2003 un libro tipo, eh, simile al mio è apparso in Germania e alla fine non è successo niente. E però avrebbe creato dei turbamenti sociali per un periodo. Invece, eh, nel momento in cui è stata polarizzata è bene l'opinione, è creata l'illusione di sapere in tutti che è l'opinione, cioè che non ha niente a che fare con la conoscenza, quando poi è uscito il mio libro l'hanno letto solo in una minoranza di persone particolarmente eh, interessate all'argomento, persone che volessero approfondire, giornalisti. Uh, come Giulietto Chiesa, ecco, per esempio, che, che ha iniziato a occuparsi dell'argomento leggendo il mio libro. E, però sono solo persone, diciamo, dentro le cose che si sono interessate. Ho saputo di, anche dei bei nomi che hanno ha letto il mio libro al suo tempo. No? Però, ehm, però il, il grosso della gente non lo leggeva perché pensava di sapere quello che gli bastava di sapere solo che In realtà non sapeva assolutamente niente. Allora, chiudendo tutte le parentesi, quando io scrivevo il libro, visto che ho avuto dei problemi all'inizio il libro la stesura del libro è durata molti anni è durata molti anni perché io finché non me lo pubblicavano continuavo a scrivere perché poi mi veniva una nuova idea e aggiungevo un capitolo ecco perché è venuto anche un, un libro così grosso però nel tempo ho anche capito questi fenomeni di immunizzazione della popolazione contro le idee pericolose eccetera eccetera e quindi mi sono accorto che volente o nolente nella mia operazione di scrivere libro io finivo per fare il gioco del sistema e non c'era modo di non farlo ed è quello, e qui torniamo al, all'origine della tua perplessità, che probabilmente è successo con Huxley e con, con Orwell, cioè tu finisci per far parte del sistema che tu lo voglia o meno, perché quello che fai viene usato dal sistema, eh, non c'è niente da fare e, e, e chi ha il padrone del discorso, chi ha il potere della pubblicazione della stampa, del, dei cori mediatici vince sempre essenzialmente perché ha una potenza di fuoco troppo superiore a tutta la resta. Quindi il fatto che la verità paia a piccoli spizzichi qua e là non cambia niente da un punto di vista appunto di opinione pubblica e in cambio può venire utilizzata dai padroni del discorso per i loro fini, non c'è niente da fare. Quindi è un paradosso interessante. Tutti iniziano a chiedere, ma allora che senso? Io l'ho fatta con un certo scopo perché volevo migliorare le cose. In realtà le ho peggiorate. Avrei dovuto non farla, però anche non farla non è una soluzione, perché lo peggiorate nell'insieme, ma poi in realtà non cambia niente, perché sarebbero state schifose lo stesso. Le, le, cioè non è che ho rovinato il mondo, così come Axley non l'ha rovinato, ha semplicemente dato un po' di strumenti in più a quelli che ora manipolano le cose, ma avrebbero, ci sarebbero arrivati comunque, ecco per dire. No? E in cambio il libro di Axley, così come il mio, fornisce invece agli altri, quelli che non fanno parte dei grandi i circoli di Burattinai lo strumento di capire quello che fanno contro di loro. Quindi aumentano la, la conoscenza possibile, la conoscenza alla quale chi volesse può accedere, il che è un bene. Cioè, non so se mi spiego. Cioè, quindi sì. Certo che puoi avere dei problemi, cioè, eh, nel senso a, a chiederti: sì, ma un momento, ma io alla fine ho, ho fatto il gioco del, di, 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 di questi burattinai, Perché, alla fine, nel momento in cui tutti hanno preso, eh, io ho rivelato del trucco a rate alla gente, ho, ho aiutato il sistema a disinnescare la bomba. E allora faccio parte del complotto. Poi, infatti, se vai a cercare, c'è subito qualcuno che ti dà del, del gatekeeper, cioè, nel, qualsiasi cosa fai, c'è sempre qualcuno che, arrivi, che ti dà come spia della CIA, come spia del eh, KGB, cioè, mm, riescono sempre a collocare qua, Ma soprattutto, eh, ma soprattutto il concetto di gatekeeper, no? Perché, mm, che, chiunque pensi di aver capito un po' di più di quello che tu hai scritto, pensa subito che tu sia un gatekeeper che in realtà sta facendo il doppio, triplo, quadruplo gioco. No? In realtà, comunque, diciamo che se c'è un vero dividendo nel fare libri del genere, è quello di, di capire appunto uh, milioni di cose sul funzionamento della mente, uh, della mente umana e della, e della mente collettiva della società, no? perché... Poi in realtà quello che tu diventi scrivendo dei libri non, non sei un esperto di dittatura, un esperto di distopia, di, diventi un esperto di sociologia. Eh, beh, sì, e tra l'altro ci vuole anche l'arte di vedere, no? di vedere i fenomeni, che è anche un altro testo po poco conosciuto di Axley, l'arte di vedere. E Axley, cosa faceva tra l'altro? Cioè, cosa, cosa scrive nel. Nel Nuovo Mondo, parla di soma. No? Questo, questa sostanza, che poi è un termine che deriva dalla tradizione vedico-induista, il soma che Posso dire, rincoglionisce le persone per non, farle, per non farle svegliare o comunque per anestetizzare un dolore, perché lo scoprire la realtà sarebbe troppo doloroso per alcuni individui o comunque per la maggior parte degli individui, eh, per cui con questo soma vengono anestetizzate, un po' come succede con il palinsesto, il maledetto palinsesto televisivo, che è un po' il calendario di questa nuova umanità, per cui c'è Sanremo, e eccola come dire, il Soma del rincoglionimento canoro, poi c'è la telenovela, il Soma del rincoglionimento eh, del cuore innamorato e romantico, no? È un po' questo. E mi ricollego, rispetto a questa cosa, all'arte di vedere, del Soma a un film, che secondo me, poi mi dite voi, eh, è stato un po' sottovalutato, che è Nirvana di Gabriele Salvatores. Un film del 1997, se non sbaglio, che io ho apprezzato molto, anche perché riprende un po', Tutte quelle atmosfere fumose, nebulose del, di Blade Runner, appunto di, del famoso Blade Runner tratto da eh, Il Cacciatore di Androidi, o meglio, ma gli androidi sognano pecore elettriche, dell'immenso Dick <ride> e qui facciamo così: immenso, un libro che ho amato tantissimo. E c'è una scena in particolare in questo film che io invito tutti a rivedere perché, veramente, secondo me è stato sottovalutato, in cui si delinea meravigliosamente quello che stiamo dicendo. Questo soma, appunto, eh, la scena è questa. Mm, siamo in una stanza e c'è solo che è il protagonista interpretato da Diego Abatantuono. Che chiama una prostituta Maria, interpretata da eh, la giovane Stefania Racca. No, Stefania Racca. No, la prostituta è Amanda Sandrelli. Ah, beh, non mi ricordo più il film, l'ho visto tanti anni la fa. La prostituta è Amanda Sandrelli. Lui, in qualche modo, scopre solo di essere il protagonista eh, di un videogioco e. Prendendo coscienza di sé, cioè di essere questo protagonista e quindi di essere all'interno di una Matrix immensa creato appunto da un essere umano che è il creatore dei videogiochi Jimmy, che credo, eh, no, non mi ricordo, un attore francese, eh, lui prende coscienza e cerca di convincere Maria che è tutto un gioco e che loro devono essere annullati per essere liberati da questa Matrix in cui vivono. E c'è questa scena veramente molto, molto particolare, c'è solo che dice a Maria: Guarda, Maria, che questa è. Una finzione, noi siamo ci dicono che stiamo navigando nel mare aperto, ma siamo dei pesci rinchiusi in un acquario. E Maria dice: Ma cosa stai dicendo? Ma dai, insomma, sono qui per altri motivi? No? Sembra eh, e lui fa: Guarda, ti mostro una cosa e tu non potrai negare quello che io ti sto dicendo. Eh, in questa stanza c'è questo armadio, solo Diego Abbatantuono apre l'armadio e Maria vede come dire dei circuiti elettrici che è la fine del loro mondo e quello che loro sono, cioè dei circuiti elettrici creati ad arte da Jimmy, che è questo creatore di videogiochi. Maria dice "No, non voglio vedere, no, non mi interessa". Eh, sembra che proprio non riesca a vedere e da un certo punto eh, agli occhi lui è come se le venisse da piangere, si rivolge a Sole e gli dice "Ma perché mi fai questo?". Cioè come dire "Non mi far vedere la realtà". Sì. Ed è una scena veramente meravigliosa e fondante per tutto quello che noi poi stiamo qui trattando e dicendo. Sì, questo qui è veramente il punto cruciale. E io mi ricordo quel film e mi era piaciuto molto, anche se non mi era piaciuto il finale, perché il fatto che il personaggio si sacrificasse lo trovavo psicologicamente irrealistico. Però per il resto mi ricordo che mi era piaciuto molto il film. Mm. Eh, però stiamo parlando di alcuni decenni, quindi... Colonna sonora straordinaria, tra l'altro, una colonna sonora eh, straordinaria. Sì, mi sembra di ricordare che mi piacque, anche se non mi ricordo più, stiamo parlando che la vidi proprio quando uscì, quindi mm. eh, all'epoca... E tra l'altro mi sembra che incontrai anche una volta Salvatore su una convention di Fantascienza, subito dopo il film, perché era venuto visto che aveva fatto un film di Fantascienza, una convention a Courmayeur. E, e ci fu una discussione con lui ma non mi ricordo più niente neanche di quello è buffo non ricordarsi la propria vita eh. è, è, è la vita di Schrödinger alla fine se è anche questo, no? Sei stato vivo oppure no, boh, dipende da cosa ti ricordi oggi comunque no, è, quello che hai detto è, è, è fondamentale E è, è un esempio ancora più eclatante c'è stato nel film Essi Vivono di John Carpenter. Come no? Sempre gli occhiali e sempre la vista. Tra Perché lì esatto: c'hai gli occhiali e la vista che eh, si ricorderanno quelli che l'hanno visto e gli altri glielo diciamo senza tanto rovinargli niente, eh, spollerargli niente. Questo protagonista quando trova, trova degli occhiali che mettendoli vedi le cose come veramente sono anziché come. Eh, la, le sovrastrutture di manipolazione te le fanno vedere, no? per cui tu vedi un manifesto pubblicitario con gli occhiali, vedi il significato. Eh, effettivo nascosto dentro quella pubblicità e così via, eccetera. L'aspetto e poi soprattutto vedi anche poi le, le strutture aliene che hanno invaso il mondo, eccetera, nascoste negli individui. Però, a parte questo aspetto che viene considerato di fantascienza, ma in realtà è prettamente simbolico no? e ha valore semplicemente solo come livello simbolico anche su Essi vivono ho fatto una trasmissione con Luca ah. Tanesco su Ground Zero, no? e eh, sono tutti film eh, topici, no? quindi, sì. Beh, sì. quindi tocchiamo alcuni, no? poi chi vuole gli approfondimenti può andare su Ground Zero a cercarli, e tanto non mi ricordo più che cosa abbiamo detto, no? e, 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 non potrei ripetere neanche volendo, e, però l'elemento veramente fondamentale di quel film è che eh, il protagonista a un certo punto deve, ehm, deve eh, comunicare al, al suo amico, c'è cioè un suo amico eh, appunto di questi occhiali che gli fanno vedere la realtà e, gli, e vuole che lui se li metta e lui rifiuta di metterseli. No? E quindi questo qui si ricollega a questa storia, cioè lui non vuole sapere la realtà. E, e da quel momento nasce una rissa molto all'americana perché in ci vuole la scazzottatura in un film americano che però. Un, un, un osservatore superficiale vede come la scazzottatura che ci vuole se no, non è un film. Ma lo spettatore attento noterà che è una scazzettatura che lunga dura 10 minuti, è una cosa assolutamente surreale. Immaginati due, tra l'altro, amici che iniziano a picchiarsi e continuano a scazzottarsi per 20-10 minuti, cioè è, una, è un tempo infinito in un film, però è il momento cruciale del film perché eh, perché. L'altro potrebbe smettere di scazzottarsi, basta che si metta gli occhiali. Gli occhiali, gli, gli occhiali per vedere la realtà, no? e, però non li vuole mettere. Quindi è proprio il fatto che è una guerra eterna, è proprio si, si, si lotta fino alla morte, se andiamo a vedere, pur di non vedere la realtà. Esatto. Poi alla fine la persona viene sconfitta, quindi l'altro gli mette gli occhiali e dopo che l'ha messo, basta, lui vede la realtà e non può più... Però è molto interessante perché c'è questa fase che, che, che può durare una vita intera in cui tu eviti di voler vedere le cose come sono con tutti quelli che diciamo, ma guarda che... E io mi ricordo che questo era il grave problema che io incontrai quando scrissi il libro sull'11 settembre che non potevo parlare con nessuno perché nessuno voleva neanche esaminare le cose. C'era cioè, mm. questa paura. E, e mi ricordo in alcuni casi... Un paio di persone che mi hanno detto in maniera esplicita se anche fosse vero non vorrei saperlo. Cioè ah. me detto, e quello lì questa cosa tradisce, cioè è un è un è un diciamo un'irruzione dell'inconscio dentro, eh, dentro appunto la, la sfera linguistica. Perché cioè, dopo che l'ha detto, come fai a continuare? È cioè, quello dice... che stiamo vivendo adesso con la pandemia, eh? questa cosa? Sì, con, con, esatto, ma con la pandemia, con la, con la guerra in atto ci sono, ormai esatto. qualsiasi cosa succeda. Tu hai ormai una classe di popolazione che eh, diciamo cocciutamente vuole evitare di vedere le cose con una lente diversa rispetto a quella dei loro genitori padroni politici autorità cioè più il gioco si fa duro più i molli smettono di giocare cioè per citare eh, per la famosa battuta dei blues brothers se yeah, blues sì, no quando il gioco si fa duro il gioco i giochi iniziano, iniziano a giocare i duri iniziano a giocare invece qui è più il gioco si fa duro più eh, diciamo i non duri eh, chiudono gli occhi, si tappano le orecchie si, e, e si culano nel, nel, diciamo, nella loro obbedienza, obbedienza cieca. C'è okay. sempre più, cieca, esatto. sempre più cioè, cieca. Ci sono nuovi livelli di, di cecità. Sì, senti Roberto, siamo in chiusura, ti faccio un'ultima brevissima domanda. Ma... ma non abbiamo ancora parlato di fantascienza. <ride> Ci abbiamo girato intorno, dai, no, no, abbiamo parlato. Ascoltami, Roberto. L'ultima domanda: io so che tu, perché ti ho intervistato per Ozzo Orizzonte Zero, quindi un po' di informazioni già le avevo prese lì. So che tu hai girato in lungo e largo l'Europa. Un attimo, solo perché sì. questo. No, ogni tanto smetto di sentire perché questa cosa qui. So che tu, hai girato, so che tu hai girato in lungo e largo tutta l'Europa con Robert Sheckley, giusto? Esatto, sì. Un episodio, un aneddoto, perché lui è stato un grande autore di fantascienza, che ti piace eh, ricordare vabbè. in quel viaggio che avete fatto in Europa? Una frase che lui ti ha detto, qualcosa che ci può rimanere a noi che non abbiamo avuto la fortuna di fare un viaggio così con quest'autore? Beh, c'è un, un punto divertente. Una volta eravamo a Timișoara nel nord della Romania nell'anno dell'eclissi totale di Sole il 99, eravamo andati lì anche a vedere l'eclissi. Andiamo a una conferenza organizzata apposta intorno a lui per la sua presenza e io vengo chiamato a fare un discorso di introduzione e faccio un discorso abbastanza um, strano e adesso non ho paura che se mi, che, magari se provo a raccontarlo ci faccio una figuraccia perché non so se sono in grado di rievocarlo perché... L'ho improvvisato sul momento. È una e suggestione. Momento... Esatto, che no, direi. ma una suggestione ora la do lo stesso. L'unico motivo per cui me la ricordo è per la risposta che poi diede lui. E io, dovendo presentare Scheckley, perché io eh, non sono molto formale e più sono costretto a, a dire cose eh, formali, mi sembra di leggere un, un, una sceneggiatura. E, e diventare serio no? io, questa cosa non la riesco a sopportare. E, e allora, anche dovendo pro, cioè, presentare Sheckley sui due piedi, mi sono inventato il fatto che in realtà io non vi, no, no, non vi avrei presentato un essere umano, ma un luogo: no? perché tutto sommato, tutti, eh, tutte le persone, insomma, l'universo è pieno di luoghi e c'è eh, una persona che occupa un luogo, ma in realtà è un luogo. Per cui io potrei avere le coordinate esatte di dove sono ed è chiaramente un luogo. E lì c'è un altro luogo e lì c'è un altro luogo. Alcuni luoghi sono più interessanti di altri e poi alcuni luoghi invece sono insopportabili. E, e i luoghi, alcuni luoghi che noi chiamiamo persone si distinguono da altri luoghi che noi chiamiamo pietre perché per esempio si muovono, emettono dei suoni, sembra che significhino delle cose, eccetera. Però per quanto noi... Ci si ostini a considerarli degli esseri viventi nostri simili, poi sono dei luoghi. E, e io allora ho iniziato a magnificare il luogo che era Robert Scheckley, quindi eh, deumanizzandolo, ma in senso filosofico, e, e magnificando la qualità del luogo che eh, egli rappresentava. Vabbè, adesso me la sono inventata così. Era un discorso che non facevo dal 1999, quindi eh, abbiate pietà se per caso eh, non, non aveva senso quello che ho detto. A quel punto, sale sul palco Scheckley, che deve, viene chiamato, era l'ospite d'onore. No? E la sua prima frase ha detto: Non ho capito niente. Eh, eh, ah, no, do, aspetta, ora sono, dopo quello che ha detto Roberto, sono veramente confuso. L'unica cosa che ho capito è che. Se io sono un luogo ci deve essere una mappa che conduce a me. Ecco, questa frase, questa frase qua è bellissima. È molto interessante. Sì. sì, sì. È la mappa che conduce mappa. a me, Esatto. molto sì, interessante. Sì. Sì. Grazie Roberto. Purtroppo su due piedi non mi è venuta in mente la risposta, se no, gli dicevo che la mappa c'era, e la mappa che conduce a lui erano i suoi libri, infatti, io ero arrivato a lui tramite i suoi libri. Come vedete, esistono le mappe che permettono di arrivare a un luogo molto molto interessante che dire allora io per questa sera direi che abbiamo fatto quantomeno una bella chiacchierata e un bel viaggio attraverso certi lidi che ci hanno portato ad osservare eh, la fantascienza quindi magari con questo auspicio eh, diamo eh, un nuovo appuntamento una nuova, eh, diciamo un nuovo collegamento con Roberto e Valentina per più avanti se eh, se loro vorranno e in questo caso poi io vi consiglio di andare a vedere un po' tutti quelli che sono i libri che abbiamo e i film che abbiamo stasera eh, diciamo mh, introdotto con Roberto e Valentina e soprattutto di andare a vedere tutte le cose che, che Roberto insomma ha scritto perché sono davvero molto interessanti eh, che dire ragazzi io vi ringrazio come sempre per averci seguito è, è sempre una puntata calda quando ci sono ospiti così interessanti quindi eh, vi ringrazio di cuore eh, grazie Roberto grazie Valentina ci vediamo alla prossima grazie. un saluto a tutti ciao Roberto ciao Adrian Sigla.